Ciao ragazzi, siete dei grandissimi. Siamo arrivati qui al finale della prima stagione dello stadio della Roma, la meretrice. Ho dato questo titolo a questa ultima puntata importante. Potremmo dire in gergo romanesco la puttana, anche la grandissima puttana. No, semplicemente la meretrice. Ma ci arriveremo. Ci arriveremo. Allora, ieri sera uscirà un comunicato di cui sicuramente avrete sentito parlare, in cui la S Roma praticamente ha giudicato il progetto dello stadio della Roma non più interessante, quindi non intende portare avanti le discussioni per questo progetto. Discussioni che paradossalmente negli ultimi giorni sembravano stessero prendendo una piega diversa. Per quale motivo? Perché l'amministrazione pubblica ha pensato bene di temporeggiare 5 anni e di arrivare poi al completamento di tutti i propri step nel momento in cui c'è un cambio di sindaco. Quindi, diciamo, l'unica cosa che ci possiamo limitare a fare, secondo me, è quella di un'analisi logica di quello che sta succedendo. Allora, sicuramente con il cambio di giunta e molto probabilmente senza più questa giunta comunale, senza più Movimento 5 Stelle nella prossima, insomma, amministrazione capitolina, penso che questo progetto avrebbe comunque subito dei rallentamenti. Per quale motivo? Perché chi arriva vuole mettere bocca, vuole essere la persona padrona della città, vuole imporre la propria influenza come se questo fosse un dato di merito, mentre è un dato di demerito, perché devi amministrare la città e se quelli prima di te hanno preso delle decisioni corrette le devi continuare, perché non è tua la città, tu sei un amministratore. E quindi questo è il primo punto. Però è chiaro che chi arriva poi a diventare sindaco della città di Roma vorrà mettere bocca anche su un progetto che sposta posti di lavoro, che sposta interessi economici, che sposta voti, quindi che è un progetto che chiaramente è stato contrastato da lobby all'interno della città, che non ve le sto neanche a dire perché le sapete. Se non le conoscete, vuol dire che questo progetto non potete neanche giudicarlo. Limitatevi così a guardare quello che succede, ma all'interno di Roma ci sono interessi che si manifestano poi sui media, perché poi gli interessi vanno tutelati come? Manipolando le persone che un po' meno interessate, che non perdono tempo a quello che sta succedendo e non riescono a capire la realtà che li circonda, un po' per colpa, un po' anche per tempo, perché anche uno può fare tutto, motivo per cui esistono i media, che stanno fortunatamente morendo. Però questo è il discorso che potete andare ad osservare sui giornali romani. Detto questo, su tutti il Messaggero, vi voglio dare proprio un indizio, proprio perché sono gentile, subito like per la gentilezza. Detto questo, che sicuramente è un elemento di valutazione per i proponenti, tra cui la Roma, l'altro aspetto è un aspetto che avevamo, cioè di cui avevo parlato più o meno novembre-dicembre. È uscito un articolo del Tempo, credo una settimana fa, che avevo postato sulle mie storie di Instagram. È il discorso che il mondo sta cambiando, cioè il Covid ha fatto sì che il mondo facesse un balzo in avanti di circa 4-5 anni. Perché? Perché quando io vi dicevo un anno fa del discorso del lavoro in remoto, della vita in remoto, di come vedevo il futuro per l'Italia, era un'evoluzione prospettica da qui a 10-15 anni. Il Covid ci ha fatto avanzare 5 anni e ogni tempo, ogni volta che noi siamo chiusi dentro casa, impariamo a lavorare da casa, impariamo a non andare in ufficio, impariamo a anche non fare sport di contatto, impariamo a non andare allo stadio, stiamo andando verso un mondo del futuro che vi piaccia o no, cioè che ci piaccia o no, perché poi sicuramente alcune cose non mi piacciono. Per esempio, io come lo vedo, il lavoro remoto è una grandissima opportunità per l'Italia. Poi, per carità, sta sempre a questi beodi che ci governano saperla cogliere, però l'Italia ha una grandissima opportunità, perché si tratta di far sì che le persone stiano bene dove stanno. Se voi andate in altre città europee, che sono sicuramente più sviluppate, grandissima vita, però sono delle fogne. Altri paesi in Europa, adesso non è che uno vuole fare il quello che esalta l'Italia, però insomma a livello di bellezza artistica, culturale, ma anche geografica, è imbattibile nel mondo. Quindi in Italia si sta bene ovunque tu stia.
dovremmo investire in questo, non ci investiamo. Breve parentesi sul futuro dell'Italia, ma il discorso qual è? Il discorso è che gli uffici stanno scendendo di valore, cioè l'ufficio sta scendendo di valore, e questo ogni persona che si è soffermata a fare questo ragionamento lo saprà. Se ci sono degli agenti immobiliari, ve lo sapranno dire, cioè le case unifamiliari separate con il giardino o anche le villette stanno aumentando di valore incredibilmente, ma le richieste sono aumentate nell'ordine, parlando con 3-4 agenzie immobiliari, mi hanno detto tutte che le richieste per le unifamiliari sono salite del 50%, anche le villette a schiera sono salite, chiaramente stanno scendendo cosa? Gli appartamenti, e sono crollati gli uffici, ancor più gli uffici all'interno delle grandi città. Per quale motivo? Perché la gente ha capito che può lavorare in remoto, ha capito una cosa banale, ma la gente può lavorare in remoto. E tutto il progetto della Roma, paradossalmente, dal mio punto di vista, è diventato obsoleto. Cioè, il progetto della Roma è diventato obsoleto. Chiaramente, se non ci fosse stata la pandemia, secondo me, ad oggi, ancora avrebbe avuto un bel appeal, soprattutto magari collegato ad un progetto di sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino. E torniamo a un altro discorso. Gli aeroporti stanno in crisi perché non si può viaggiare. Viaggiare è complicato. Quindi tutto il progetto lì, pensato 10 anni fa, in un mondo che oggi non c'è più, perché in 10 anni abbiamo fatto un cambiamento radicale, è un progetto obsoleto. Cioè, secondo me questa è la valutazione principale. Tanto è vero che all'interno del comunicato della Roma, ci sono, c'è contenuta la volontà di continuare a lavorare con l'amministrazione capitolina per uno stadio, cioè per la progettazione di uno stadio. Quindi il discorso stadio della Roma non è chiuso, perché tutti, cioè, se le persone non hanno ancora capito che lo sviluppo di un club calcistico passa anche per le infrastrutture, è inutile che io sto qui a spiegarvelo, perché non è mio compito, cioè, fare questa cosa qui, perché basta osservare la realtà. Non si tratta neanche di andare a capire qualche dato economico o quello che volete, ragionamenti complicati, quindi non vi nascondete dietro non ci capisco niente, ma è semplicemente pigrizia mentale di fare due ragionamenti messi in croce, perché anche questo io non ci capisco niente. Noi stiamo parlando di, sai, a sonda su Marte, stiamo parlando di cazzare. Guardi tutte le altre squadre inglesi, tedesche, hanno tutti ottimi stati, evidentemente stanno costruendo un modello calcistico che funziona, cerchiamo di imitarlo, non vi dico di pensare chissà quale cosa. Oltre il fatto che capire che vedere una partita in uno stato fatto per il calcio, non in quella merda di olimpico, è meglio. Anche qui non ci vuole una scienza, cioè basta capire le distanze, cioè se io il giocatore ce l'ho a 50 metri o ce l'ho a 3, sarà meglio che ce l'ho a 3, così dico, per dire. Trovare parcheggio sarà un concetto astratto pure questo qui, cioè volete nascondervi dietro l'ignoranza, no, perché io non ci capisco, ma sarà culato, tanto va così. No, ragazzi, cioè, trovare parcheggio sotto lo stadio sarà più comodo di trovarlo a 75 km, non lo so, dico questo per dire. Quindi secondo me si ritornerà a parlare di stadio, non so dove, perché questo progetto adesso sembrava dovesse decollare, perché Vitek pare abbia firmato l'accordo con Parnasi, anche qui è da vedere, per l'acquisto di quei terreni di Tordivalle. Quindi la cosa mi fa pensare che forse si continuerà a puntare su Tordivalle con un progetto diverso. E attenzione, progetto diverso che vuol dire? Perché qualcuno potrebbe dire, ah sì, vedi, allora lui non ci vuole guadagnare come faceva Pallotta. No, è il contrario, che i romani se la prendono under culo, perché Pallotta, se ti costruiva le torri, c'erano gli oneri concessori che doveva pagare, quindi faceva tutte infrastrutture fatte bene. Se adesso tu gli permetti, che cosa? Una cubatura minore, perché gli permetti lo stadio e magari due o tre uffici, un museo, che vuol dire? Vuol dire che magari t'asfalto una volta via del mare, al contrario di tutte le infrastrutture che sarebbero stati i proponenti obbligati a fare per i cittadini di Roma. E torniamo qui alla puttana, quella di inizio video, che ha dato il titolo a questo episodio finale, la meretrice. Chi è la meretrice? Chiaramente l'avete capito, quella che abbiamo incontrato quando siamo andati a fare il tour, ormai credo 3 anni fa, su questo canale, tra Lusso e Lussuria, stadio di Tordivalle. Siamo arrivati lì e ci siamo trovati davanti la meretrice, che noi non pensavamo effettivamente esserci, ma in realtà abbiamo constatato che c'era lei, c'erano le rane e c'era chiaramente quella discarica a cielo aperto. Tutto questo, ragazzi, tutto questo bel quadro concluso da, e non me lo dimenticherò mai, tifosi della Roma che per contestare la Roma, no allo stadio, no allo stadio.
quella proprio la proprio la mani, proprio la, la chiosa sulla manipolazione che purtroppo alcuni tifosi, immagino comunque siano una minoranza, di cui alcuni tifosi sono state vittime. Detto questo, ragazzi, io vi saluto. Finale di stagione bellissimo, la meretrice. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.